parla di una cosa che in italiano è partenariato pubblico-privato o progetto di finanza o project financing, che dal nostro punto di vista ci induce a ritenere che il sistema che è stato adottato per problematiche legate a tetti che ci impongono le pareggi di bilancio sia un sistema che comunque nasconde in maniera abbastanza evidente alcune gravi criticità. È un sistema che, come vedremo, ci viene a costare tantissimo, è un sistema che è pericolosissimo per la finanza pubblica perché si va a pagare praticamente attraverso questo sistema fino a 80 volte di più che se si gestisse in maniera diretta questi finanziamenti da parte dello Stato, che darebbe più lavoro ai cittadini, più stabilità, che farebbe circolare più denaro se fosse lo Stato a gestirlo. Quindi tutto questo ce la dice lunga su come l'Europa ci sta schiacciando, costringendoci all'annullamento della nostra sovranità monetaria. Questo è un altro aspetto che ci deve far riflettere, perché questa storia del progetto di finanza è proprio figlia del fiscal compact e di tutto quello che ne deriva in termini di legge di stabilità e di pareggio di bilancio. È un aspetto inquietante, perché questo vuol dire tagli. Vuol dire tagli soprattutto alla sanità. Questo è uno degli elementi più critici. Voi pensate che rispetto alla sanità tutte le azioni che sono state fatte finora sono azioni anche illogiche, assolutamente irrazionali sul piano scientifico. La nuova controschiforma, come si chiama noi, della sanità introduce un sistema di semplificazione della catena di comando, accorpando le varie strutture da asline diventano aslone, e con queste tre megastrutture in Toscana si pensa di governare meglio. Ma è illogico, è irrazionale, anche antiscientifico, perché sappiamo dalla letteratura internazionale che l'accorpamento di solito peggiora la qualità e aumenta i costi. Quindi non si capisce perché l'hanno fatta questa scelta. L'hanno fatta in controtendenza rispetto alle evidenze scientifiche. Allora chi ci governa e fa queste scelte o è un giocatore d'azzardo perché punta sulle probabilità inferiori, cioè che abbia successo nonostante le evidenze scientifiche, oppure fa delle manovre da persona non competente. Io da questo documento ho preso delle intercettazioni telefoniche, lì che sono già state pubblicate, che danno un po' la scura di come gestisce la sanità Enrico Rossi da Pontedera. Questa conversazione intercettata tra Rossi e Scaramuccia riguarda le riflessioni di Rossi per quanto riguarda il pagamento verso fornitori da parte dell'ASL, che erano in ritardo. Vado avanti perché mi interessa questo passaggio qua. Però voi preparate i mandati di pagamento perché io vi richiamo e vi appiccico al muro tutti, vi mando a calci nel culo a casa, tanto per essere chiari. E questa storia che noi stiamo soffocando l'economia a causa dei mandati di pagamento, e poi la regione a me ha rotto un po' i coglioni. Ecco, proprio ora basta, bisogna dire così. E purtroppo io, dopo tutte le geremie di perché come fare noi si può fare anche la delibera e si farà la delibera, ma intanto loro domattina vanno lì e mettono a posto i mandati. In parole povere, i soldi ci sono, sbrigatevi, se no vi caccio a pedate nel culo perché io brutta figura non ce la voglio fare. Lui tratta così i suoi direttori generali, perché è lui che li nomina. Project Finance, così come lo conosciamo in Italia, è una caratteristica solo italiana. Perché, come vedete, il Project Finance in Inghilterra nasce come Private Finance Initiative o Public Private Partnership. Infatti è spiegato bene, infatti vi ricordate di questa definizione: trasformare il ruolo dello Stato post-keynesiano da proprietario di beni ad acquirente di servizi, per mettere in concorrenza gli operatori privati, non nel prestare denaro al settore pubblico, ma nel rischiare direttamente i propri capitali a fronte
offerta con la gestione del servizio stesso. Questa era l'esperienza inglese che si è dimostrata assolutamente fallimentare, soprattutto per gli ospedali, perché oggi in Inghilterra, se andate ad informarvi, ci sono dei problemi piuttosto rilevanti. Infatti si è creato un fondo sanitario per sostenere le difficoltà che questi ospedali hanno nella prosecuzione e nella assicurazione del servizio. Quindi Project Lancio come la zuppa inglese, proprio perché la zuppa inglese, sapete tutti, è un dolce tipicamente italiano, che se andiamo in Inghilterra a chiedere la zuppa inglese ci prende in giro.